Alla fine la mattinata si è svolta senza incidenti, con i manifestanti che hanno portato avanti la loro protesta nel cortile Volta e le autorità in Aula Magna. Le contestazioni per la presenza del ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio all'apertura dell'anno accademico universitario sono riassunte in queste due immagini. A diversi professori e ricercatori dell'Ateneo Pavese non era piaciuta la scelta dell'ospite d'onore voluto dal rettore Rugge. Centinaio era stato criticato infatti in passato per i suoi atteggiamenti discriminatori. Anche la rappresentante degli studenti ha deciso di lasciare l'aula prima del discorso del ministro. Come in passato, la presenza degli studenti in quest'aula è nulla, se non quasi. Non sentendoci ospiti particolarmente graditi, quindi abbiamo deciso anche noi di lasciare la cerimonia. Grazie e buon inizio di anno accademico a tutti. La cerimonia si è poi svolta regolarmente, con il rettore Rugge che si è soffermato sul riassetto dei conti dell'Ateneo, sul piano di investimenti strutturali da 40 milioni già finanziati nel 2018 e sui 9 milioni di investimenti fatti quest'anno per la ricerca. Il discorso del rettore si è chiuso con la richiesta al governo di aumentare i fondi per le università e per i ricercatori. Nessun accenno alle polemiche degli scorsi giorni, polemiche ignorate dallo stesso ministro Centinaio, che una volta presa la parola ha ricordato il suo percorso universitario e il prestigio che viene riconosciuto all'Ateneo Pavese a livello internazionale. Il governo ha previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per i finanziamenti ordinari al sistema accademico italiano, ha ricordato Centinaio, e altri 100 milioni verranno stanziati per i contratti dei ricercatori. In chiusura, un augurio agli studenti e all'università tutta per l'inizio dell'anno accademico. Voglio ricordare gli studenti, voglio fargli gli auguri di un ottimo anno accademico, che sia un anno accademico di risultati, di soddisfazioni. Anch'io sono stato studente universitario in questa università, ci sono stati momenti belli e momenti meno belli. I momenti meno belli aiutano a crescere come studente e forse a crescere anche come persona. E quindi io vi auguro di vivere i momenti più belli del mondo, ma nel momento in cui ci sarà un problema abbiate la capacità di rialzarvi e di andare avanti. All'università, l'augurio all'università di andare avanti per la strada, nella strada intrapresa. Questo a tutto il mondo accademico italiano, non solamente all'Università di Pavia. Oggi, come dicevo, l'università è il fulcro del sapere, e quando intendo la parola sapere, quando dico la parola sapere, altissimo sapere.